A Vico Faro, con la chiesa in isolamento sorvegliato, dopo che tra i migranti che vi sono ospitati sono stati trovati positivi al Covid, a impegnarsi sono anche i volontari di MEDU, l'associazione Medici per i Diritti Umani, associazione che conta su una quarantina tra dottori, infermieri, psicologi e operatori sociali, che opera a titolo volontario, prevalentemente nell'agganciare persone in condizioni di marginalità, come senza tetto e Rom, ai servizi sociosanitari dei territori. A Vico Faro prosegue per MEDU in forma rinnovata un impegno portato avanti già da 2 anni e mezzo. Stiamo dando un supporto di mediazione, nel senso che conosciamo i ragazzi da tanto tempo e quindi cerchiamo di supportare quelle che sono le loro esigenze, anche banalmente la spesa piuttosto che altro, e seguirli dal punto di vista sanitario e segnalare alle USCAT e al 118, insomma i servizi sanitari che fanno base qui, le questioni più urgenti e eventuali mal di denti, insomma disturbi che devono essere visitati. In questo momento noi non possiamo fare un intervento medico diretto, ma ci siamo messi a disposizione come mediazione tra i ragazzi e le forze dell'ordine o comunque il servizio sanitario che è qua. Voi qui a Vico Faro adesso che situazione vedete? La situazione naturalmente è quella di una specie di lockdown, perché sono in zona rossa, quindi non possono uscire. I ragazzi sono molto tranquilli rispetto al momento iniziale, hanno capito la situazione, quindi stanno aspettando l'evolversi della cosa e anche il momento in cui verranno testati o comunque verranno sottoposti a tampone per capire come proseguire nei prossimi giorni. Le norme sono rispettate dentro quelle anti-Covid per evitare che si diffondano casi? Come sappiamo tutti, Vico Faro è una situazione particolare e che quindi non è da immaginare come una casa privata. È difficile naturalmente tenere il distanziamento, però è anche vero che per i ragazzi questa è la loro casa, quindi come noi a casa nostra a volte ci lasciamo un po' andare su alcune norme, può essere che anche per loro sia così, ma sono molto ligi. Noi vediamo soprattutto in questi giorni che hanno aumentato l'attenzione, mantengono la mascherina sempre, insomma mi sembra che il lavoro che si è fatto negli ultimi tempi abbia funzionato rispetto alla loro sensibilità sul tema.